Buongiorno, parliamo oggi di maculopatia senile, ne parliamo in compagnia del dottor Lombardo. Dottore, è un piacere averla con noi. Buongiorno. La maculopatia senile è una problematica complessa, è importante riconoscerla, gestirla e l'età media della popolazione aumenta e quindi è una problematica che probabilmente nei prossimi anni sarà ancora più al centro. Già oggi però è un'emergenza ed è importante conoscerla e diagnosticarla tempestivamente. Vediamo che cos'è e quali campanelli d'allarme possiamo individuare. Sì, la maculopatia senile, o anche detta degenerazione maculare legata all'età, è infatti la terza causa di ipovisione o cecità legale in Italia dopo la retinopatia diabetica e il glaucoma. Però, come giustamente anticipava, la previsione è che entro i prossimi 20-30 anni la prevalenza raddoppierà. E quindi la degenerazione maculare senile rappresenterà fondamentalmente un'importantissima e molto frequente causa di ipovisione nella popolazione over 60. Quindi conoscere a fondo il problema e sapere prevenire le complicanze è indispensabile. Fondamentalmente, che cos'è la maculopatia senile? All'interno del termine maculopatia comprendiamo un vasto spettro di alterazioni patologiche della macula. La macula è la zona centrale della retina. Il nome deriva dal latino che significa piccola macchia. Veniva chiamata macula lutea per indicare appunto piccola macchia gialla, perché la zona maculare è molto ricca di luteina, che è un carotenoide che dà proprio questa caratteristica colorazione alla macula. Quindi maculopatia non è altro che ogni patologia che interessa all'area maculare. In questo caso quella legata all'età è perché appunto il fattore di rischio principale è proprio l'invecchiamento. Conosciamo però altri fattori di rischio che sono certamente legati alla formazione di queste alterazioni patologiche, che sono il fumo, l'ipercolesterolemia e l'ipertensione arteriosa. Quindi prevenire significa controllare tutti questi aspetti. La parte genetica purtroppo è quella che possiamo controllare meno e che però oggi sappiamo essere anche importante nella generazione di alcune alterazioni patologiche della maculopatia senile. Una quindi dieta equilibrata e molto ricca di luteina, anche tramite integrazione con compresse o con altre nuove strategie di somministrazione della luteina, sono anche molto importanti nel prevenire soprattutto le complicanze della degenerazione maculare. Perché? Perché oggi usiamo classificare questa patologia in due forme: quella secca e quella umida. Diciamo queste sono le due forme più tardive della maculopatia senile, perché fortunatamente la maggior parte dei casi si ferma negli stadi più precoci, che noi chiamiamo stadio 1 o stadio 2. Però purtroppo in una piccola percentuale dei casi, che però essendo una malattia molto frequente, i numeri, diciamo, parliamo di milioni di persone, la patologia tende a progredire. Nella forma secca o atrofica si ha una graduale riduzione e scomparsa delle cellule della macula, quelle che sono i cosiddetti coni. Nella forma umida invece si ha la generazione di neovasi che, essendo abnormi, perdono quello che è il proprio contenuto, quindi il trasudato plasmatico e il sangue, creando delle emorragie. Qual è la differenza? La differenza è che nel caso dell'evoluzione secca la perdita della vista è graduale, progressiva negli anni. Nel caso della forma umida può essere improvvisa ed è quello che allarma il paziente. Molto spesso, è il motivo per cui il paziente si reca dall'oculista. Al di là della perdita della vista, che chiaramente è un campanello d'allarme molto molto importante, quali altri sintomi, quali altri segni possono essere avvertiti? Sì, molto spesso uno dei primi sintomi che lamenta il paziente è quello di incominciare a vedere deformato quello che legge.
Questo è un sintomo che noi definiamo come metamorfopsia, che significa? Significa che l'alterazione della parte centrale della retina, quindi per una presenza di una raccolta di liquido, quindi di un edema, o per la perdita di un'area di fotorecettori, comporta una distorsione nella creazione dell'immagine sulla retina, quindi come se avessimo questa pellicola fotografica rovinata, che si traduce in questo sintomo visivo. Andando avanti la patologia, questa deformazione diventa come una macchia, che noi chiamiamo scotoma, prima di colore grigiastro, poi sempre più scuro, e che si può anche estendere in dipendenza dell'area coinvolta della macula. Quindi sintomatologia che allarma il paziente lo conduce a fare una visita all'oculista. L'oculista, diciamo, oggi ha a disposizione numerosi strumenti che danno delle informazioni in maniera totalmente non invasiva, che in passato diciamo, non c'erano. Diciamo, una volta in passato lo strumento diagnostico principe rimaneva la fluorangiografia o dopo l'angiografia endocianina, ma questi sono entrambi degli esami invasivi che comportano l'iniezione di sostanze coloranti e possono avere anche gravi, gravi complicanze. Oggi invece la quasi totalità della diagnostica e soprattutto del monitoraggio della progressione della malattia e anche dell'efficacia dei trattamenti è dato dall'OCT. L'OCT quindi è uno strumento che dà delle immagini in sezione o anche in tridimensione del tessuto retinico, con una risoluzione che con gli strumenti più nuovi può arrivare anche a 5 millesimi di millimetro, quindi 5 micron, e consente all'oculista di osservare con molta accuratezza quali sono le alterazioni e soprattutto osservarne l'evoluzione, nel tempo. Passiamo allo step successivo, quindi al trattamento, chiaramente molto diverso, vediamo quali proposte oggi per i pazienti. La prima sicuramente è quella di prevenire la progressione. Quando osserviamo una maculopatia in stadi precoci, il consiglio che viene anche dallo studio Arez è quello di integrare la dieta con luteina o zeaxantina, che sono i due carotenoidi principali della macula. La luteina e la zeaxantina in pratica formano come un filtro alla luce blu e alla radiazione ultraviolette, proteggendo quindi i fotorecettori retinici dal danno fotossidativo, che è uno dei fattori di rischio nella progressione. Allorché la patologia prende una strada che può essere la forma secca o la forma umida, anche lì la terapia, cambia. Se per la forma secca attualmente non abbiamo ancora dimostrazione di terapie efficaci, anche se ne stanno arrivando di nuove. Tra le terapie più innovative che sono attualmente in fase di sperimentazione, possiamo annoverare il trapianto di fotorecettori retinici, e quindi diciamo, innestare all'interno del tessuto retinico un tessuto con fotorecettori sani che vadano a ricoprire l'area atrofica della macula. Un'altra terapia che è già in uso, però non esattamente per lo specifico caso della degenerazione maculare, però ne potrà sicuramente essere d'aiuto nel prossimo futuro, è l'innesto dei cosiddetti chip retinici. Non sono altro che delle schede con dei fotorecettori artificiali che sono collegati tramite appunto delle connessioni a una telecamera e quindi l'immagine viene generata come un occhio elettronico. E sicuramente nel futuro avremo delle schede con molti più fotorecettori e quindi con una risoluzione che potrà essere molto simile a quella dell'occhio naturale dell'uomo. Per la forma umida invece abbiamo degli strumenti terapeutici anche efficaci. Primo fra tutti è quello dell'iniezione intravitreale dei farmaci anti-VEGF.
Di che cosa si tratta? Si tratta di farmaci che vengono iniettati nella camera vitrea dell'occhio e vanno a contrastare la formazione di questi neovasi responsabili della creazione delle emorragie nella patologia. Quello che è molto importante è la tempestività del trattamento, quindi tanto più precoce viene eseguita l'iniezione, tanto più oggi sappiamo che riusciamo a preservare la vista. All'inizio dicevamo appunto che la degenerazione maculare è un'importante causa di cecità legale. Ecco, le iniezioni intravitreali possono aiutare a ridurre questa progressione del danno e quindi la perdita della vista. Quindi l'approccio oggi è quello di seguire un ciclo di tre iniezioni, ognuna diciamo a distanza di 6 settimane all'altra, non appena viene fatta la diagnosi. E quindi, completato questo primo ciclo di iniezioni, osservare l'evoluzione o la risposta alla terapia e quindi poi procedere a successivi cicli solamente al bisogno. Quindi quello che è molto importante, mi preme ripeterlo, è quello di eseguire la terapia quando necessario e quindi al momento della diagnosi, senza dilazionarla. E poi soprattutto nel monitoraggio eseguire la terapia sempre quando necessario. Questo perché purtroppo anche le iniezioni intravitreali, anche se tecnicamente molto semplici come intervento, hanno delle complicanze, tra cui quella dell'infezione intraoculare, della generazione della cataratta o dell'innalzamento della pressione intraoculare. Abbiamo capito l'importanza di una diagnosi precoce e di un intervento precoce, quindi anche in questo caso ricordiamo sempre ai primi sintomi, ai primi segnali che qualcosa sta cambiando nella nostra vista, una visita, un controllo è fondamentale. Esatto, è una Bene. semplice visita oculistica con l'esame del fondo dell'occhio, nella quasi totalità dei casi porta alla diagnosi Dottore, la completa. ringraziamo moltissimo, è una patologia che chiaramente preoccupa e spaventa molto i pazienti. Sappiamo quanto sia importante poter intervenire, quindi abbiamo dato delle informazioni molto utili e la ringraziamo molto per questo. Grazie a Grazie, voi, buonasera. buonasera. Grazie a tutti.